Buongiorno ragazzi, Madeira giorno 2, ci siamo appena svegliati. Oggi sarà un giorno abbastanza piatto, niente balene oggi. E vi porterò alla scoperta di cosa faccio a livello lavorativo. Scusate per questo cane di merda che ha abbaiato tutta la notte. A Madeira non c'è un'anima viva, infatti tutti i bar sono chiusi. Però questo cane, zio cane, mantiene sempre le reps. Detto questo, caffettino e poi via. Me lo concedo perché sono in vacanza, ovvio. Sì, mi dicevano no. E tu devi essere il proprietario, vero? E lui è l'amico. Sto preparando psicologicamente per la giornata, per affrontare il nulla, perché non c'è niente da affrontare. Ma dai, per gestire i clienti. Mi godo questa vista qua e poi si ritorna in appartamento. Quindi vi starete chiedendo cosa fa un media buyer a Madeira. Quello che fa anche il signore qui. È una professione in cui gestite le campagne pubblicitarie dove volete, Facebook, Instagram, Google, TikTok, per aziende o titolari di aziende appunto che non hanno la minima idea di come accendere un computer. E la gente vi paga per fare tutto ciò. E questa è la cosa che mi ha portato a Madeira, che mi ha portato a lasciare la fabbrica, lasciare il buco di culo dove lavoravo e poter anche permettermi dei viaggetti, anche se negli ultimi anni non me ne sono presi troppi. E quindi rimanete sintonizzati perché parlerò sempre di più di questa cosa. Mi dimentico sempre di questo piccolo dettaglio a Lisbona, in Portogallo, a Madeira, dove volete. Se ordinate un caffè doppio vi portano tipo un caffè che è lungo così, una spanna, che adesso non so, potrei tornare a Lisbona a nuoto veramente. E non è vicino. Una cosa che mi fa riflettere molto di Madeira, quasi un'assurdità, è come in un buco del mondo, ok, in quest'isola sperduta nel nulla, dove non sanno manco fare i caffè doppi, dove non hanno neanche i croissant, devi mangiarti un toast misto, formaggio e prosciutto, sia nato una delle stelle del calcio più potenti, grandi, potremmo dire il GOAT, il più forte di sempre, della storia del football, Nuno Fernandes, ex Udinese. No dai, sto scherzando, Cristiano Ronaldo ovviamente. In questo posto non dimenticato da Dio. Incredibile, veramente, pensateci al vostro paesino e dite, a qualsiasi parte, se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi, come diceva quel film famoso. Bene ragazzi, questo sarà il mio ufficio per oggi. Fatevi sempre il letto, mi raccomando, cerchi di fare i milioni. E oggi lo passeremo qui. Allora ragazzi, ho passato tanto tempo a dare la colpa a come facevo il lavoro per alcuni clienti, senza mai rendermi conto che spesso e volentieri è sempre qualcosa che si possa migliorare, ok? Che si può andare a migliorare in un lavoro e quant'altro. Adesso sto facendo delle campagne Google Ads per un cliente, sto anche registrando tramite Loom. Ma il concetto è il seguente, se tu e-commerce, titolare di e-commerce, stai facendo degli annunci per vendere dei cuscini, ok? In Danimarca, senza apparente motivo. Dove io ti faccio la domanda, perché dovrebbero acquistare questi cuscini? E tu non hai la risposta e c'è un competitor che ha in mano il mercato. Ora, come puoi pretendere che ci siano delle persone che acquistino il tuo prodotto? Fine, finisce lì. Cioè, quindi, quello che ti consiglio per la tua carriera anche da media buyer è scegliti dei clienti buoni, scegliti dei clienti che abbiano un prodotto valido. Sembra una banalità, non lo è, perché io me ne sono portato avanti per tanto tempo persone che hanno un servizio barra prodotto che fa cagare. Quindi tieni in considerazione questo piccolo spunto. Se il cliente fa cagare, c'è poco che tu possa fare. Bene ragazzi, adesso faccio una clip così, che faccio finta di lavorare. Ottimo, ragazzi, sono rotto le palle. Sono le 2, non ho ancora pranzato perché ho mangiato un buonissimo French toast con ancora il caffè in corpo che... Quindi, cosa faccio? Vado giù che in mezz'ora ho una chiamata con la mia assistente virtuale, che non è un AI ma sarà una persona reale, ho fatto anche la rima, se uscivo di prima. Quindi vado a prendermi un caffettino extra adesso e mi hanno chiamato da Gorgonzola, blocchiamoli nel dubbio,
blocca, perfetto. E ritorniamo, facciamo la chiamata con la potenziale virtual assistant, assistente virtuale. Come Maracaibo, entro nel posto zennato di quant'altre frate. Sei zero, Renato. Il kit del media buyer del successo, una bottiglietta d'acqua, il telefono, le AirPods, le chiavi e un caffè ristretto. Sono pronto a me. Ciao, mi chiedo che io comunque come media buyer, ho visto spendere, ce l'ho fatto io proprio direttamente, ho speso centinaia, migliaia di euro anche in un mese. Ho visto info business, e-commerce, attività locali, un sacco di minchie. E tu? E ne hai visto un cazzo come le bambine piccole, in mezzo agli zombie come in Zeta Nation, scene di violenza, droga e sesso come in un film serbo. Voi non lo sapete, ma in passato io ho avuto un'agenzia con un mio ex socio che non è andata proprio benissimo per X motivi. E avevamo assunto anche una tizia, ma era rincoglionita. Assunto, collaboravamo con questa tizia, poverina, era rincoglionita. Faceva l'assistente virtuale, almeno la prima era rincoglionita. Quindi non ho proprio avuto bellissime esperienze. Ma, visto che esistono 8 miliardi di persone, molto probabilmente questa qua, a rigor di logica, visto che c'è già successa l'inculata, perché dovrebbe risuccedere? Senti? Ciao, ti sento. Ciao Diana. Ciao. Come stai? Bene, piacere Diana. Piacere. E praticamente niente, faccio il freelance, quindi faccio campagne pubblicitarie per aziende online, quindi pubblicità in sé sui social media. Come ti dicevo, quello di cui avrei bisogno è creazione di contratti, stessa cosa con i pagamenti e quindi con le fatture. Quindi quelle sarebbero da inviare il giorno stesso della fattura e poi in caso, se non viene saldata subito, dopo 2-3 giorni chiedere appunto il mandare il promemoria affinché saldino appunto, altrimenti non si magna. E ero completamente rincoglionito, quindi ho fatto un riposino, ho bevuto troppi caffè, quindi ho dovuto ristabilire un attimo il mio battito cardiaco. Ora siamo qui a fare degli annunci per un e-commerce di abbigliamento. Tec, non ci capirete una sega. Ragazzi, sono le 9.40, non ho cenato perché ho mangiato un toast al volo prima. Sono ancora qua a parlare con amici su Fiverr che mi possono aiutare con alcuni account. Quindi appunto ieri ho fatto le escursioni, andato a vedere le balene, tutte queste cose qua. Nei prossimi giorni farò altre escursioni e così via, ma capita anche che si fanno giornate dove ci sono delle tirate molto lunghe, ok? Questo è il prezzo da pagare, anche perché nei prossimi giorni non è che farò così tanto, e perché appunto sono un freelance, non ho dipendenti, quindi dipende tutto da me per il momento. E basta, questa è la nuda e cruda verità di un media buyer a Madeira, giorno 2, e entriamo a fare questa chiamata con il mio amico indiano. Hello my friend, how are you? So basically I have this problem with this client. Let me first show you the different KPIs. So. Piccolo ragionamento serale in giro per Madeira. Avevo rivalutato il fatto di viaggiare, dicevo che era inutile, che vabbè, tanto se devo fare qualcosa la faccio dove sono, eccetera. Ma cambia veramente a livello mentale, apre delle porte interessanti. In quanto, tipo adesso, no? Sto camminando completamente a caso, non so dove sto andando, non so se troverò un posto dove mangiare qualcosina, un gelatino o qualcosa. Questa è una piccola cavolata, ok? Però è esattamente quello che una persona deve fare se vuole aprire nuove opportunità nella propria vita, vuole aprire nuove esperienze, vuole andare dove non è mai andato, anche a livello, parlo a livello imprenditoriale in particolare, perché è quello dove mi sto focalizzando di più in questo periodo. Ed è tutta una metafora, no? Quindi mi ritrovo qua e non so esattamente, ogni passo che faccio non so dove sto andando. Sicuramente non esco da Madeira perché è un'isola. E però sì, è giusto viaggiare, secondo me, è giusto uscire dalla propria zona di comfort, è giusto vedere posti diversi, fare cose diverse, doversi ritrovare in situazioni in cui devi parlare con sconosciuti anche banalmente. Sono piccole cose, ma ecco, mi ero dimenticato quanto potessero essere preziose. Posso decidere di concludere il video qui.
grazie ancora per l'attenzione, per aver visto questo secondo vlog di Madeira. Io come sempre sono Andrea, media buyer, faccio campagne pubblicitarie per business online e anche offline. Sto documentando tutta la mia vita su questo canale YouTube e ci vediamo domani con l'escursione.